Ora vediamo come si fa oggi uno scollo tondo con la Ontisal. Cioè, praticamente noi ricostruiremo, diciamo, questa parte. L'abbiamo già vista con altre macchine, oggi la vediamo con la Empisal. Prima di tutto portiamo avanti tutti gli aghi, compresi gli aghi della spalla e di questa prima parte. Cioè, praticamente noi lavoreremo solo su questo, questa parte. Questo video è dedicato a una mia amica spagnola, per cui la difficoltà di lingua non sarà indifferente, ci saranno molti gesti. Lavoreremo solo su questa parte, questa. Tutte le altre sono in posizione di tutto avanti. Il carrello è pronto, basta soltanto posizionarlo così. Eccomi qua. Il carrello basta portare entrambe le levette su uno, praticamente la maglia scivolerà sopra gli aghi senza diciamo lavorarli, lavorerà solo quelli in posizione di lavoro. Ecco qua. Fatto. Ora noi qui ci troviamo su questo punto. Siamo su questo punto, dobbiamo togliere gli aghi da questa parte, non facciamo altro che, dopo aver fatto i conteggi, come sapete ormai siamo delle esperte nel conteggiare i girocolli, noi toglieremo molto velocemente le maglie, ma ci sarà tutto scritto nel sito, quindi sarà più semplice. Toglieremo rapidamente le maglie, dicevo, ecco qua. Abbiamo fatto la prima calatura. Dopodiché non dobbiamo più toccare il carrello fino alla fine. Cercate di tirare il filato man mano che vi avvicinate. Ecco, abbiamo cominciato a fare il primo pezzo dello scollo. Io ho messo molte poche maglie proprio per evidenziare la velocità, scusate, stavo sbagliando, ritornate, chiaramente si cala sempre dalla parte del filato. Togliamo rapidamente altre tre, eccoci qua. Il principio è uguale per tutte le macchine. Eccoci. Abbiamo fatto anche questo, accertatevi sempre che il filo tiratelo un pochino. Facciamo finta che questa sia la scollatura. Io chiaramente sto facendo una simulazione. Proseguiremo dritto fino al punto in cui dobbiamo praticamente sbiegare la spalla, cioè fino a questo punto. Ecco, noi ora dobbiamo fare questa parte. Rivediamola bene insieme perché, cioè, la sbiegatura della spalla, cioè la pendenza, e la otteniamo portando gradualmente in avanti. Tenete il lavoro, mettete un peso perché tenderà a salire. Eccomi qua. Portiamo dall'altra parte in avanti gli aghi. Non cambiamo niente nel carrello, passate questo sotto questo ago. Ecco, il gesto lo faccio molto con calma, eviterà il buchino. Riportate il carrello a sinistra. Ho investito la telecamera. Ora riportiamo avanti ancora. I conteggi li trovate chiaramente tutti nella spiegatura della spalla nel sito. Le macchine cambiano i tasti, ma non cambia la tecnica di lavorazione, per cui è inutile basarsi su molte altre cose quando è semplicissimo, cioè già fatto. Cambiate solo l'impostazione. Riportate avanti i tre aghi. Ecco, non li ho portati bene avanti. Questo dovesse succedere, guardate,
ne ha preso uno che non era perfettamente avanti, non è successo niente. Passiamolo adesso sotto ancora. Abbiamo fatto, ora per chiudere portare tutte avanti, così la macchina li riprende, altrimenti non possiamo fare la chiusura. E simulata che questa sia la spalla, la dobbiamo chiudere. Mettete un peso per tenere giù il lavoro e poi iniziate a chiudere con il doppio giro che vi ho insegnato, altrimenti tirerà. Aggiustatevelo con la mano, facciamo finta che questa sia una spalla, piano fino alla fine. Ecco qua, abbiamo fatto la prima parte, cioè praticamente abbiamo fatto, eccomi qua, questo pezzo e questo pezzo. Ora dobbiamo, eccoci qua, portare, fare chiudere questo tratto, il tratto centrale. Chiuderemo questo. Riportiamo gli aghi in avanti, il carrello è sempre con le leve così. Ho sbagliato qui, eccomi. Dobbiamo rimettere chiaramente il filato che avevamo rotto, quindi ripartiamo all'inizio. Eccoci pronti. A questo punto possiamo anche togliere comunque le leve, perché dobbiamo chiudere la parte centrale. Togliamo la parte centrale, solito giro. Qui possiamo anche farlo solo una volta, tanto non deve, non tirerà, e anche se tira va bene lo stesso. E la parte centrale è molto ampia, ecco qua. Continuiamo fino a tutte le maglie necessarie. Quando dobbiamo spiegare la spalla, non facciamo altro che riportare le leve entrambe così. Portiamo avanti come avevamo fatto dall'altra parte, tre aghi alla volta. Ripetiamo passando sotto il filato. Ancora tre aghi. Eccoci qua, perfetto. Per fare l'ultimo giro togliamo, possiamo togliere le due, ecco qua. Ora chiudiamo la solita maniera e lo scollo tondo è fatto.